Belli e fiammanti le Predators che sono scese in pista ieri all'Autodromo Internazionale di Sarno nell'ambito del secondo Gran Premio Megawatt. La giornata dedicata alle quattro ruote si è divisa in due momenti. Prima le prove libere, poi la gara scandita da partenze individuali e tempi cronometrati sulla distanza di 6 giri. Tanti gli spettatori per un momento di grande sport. Il Gran Premio Megawatt si disputa con le vetture, le monoposto Predator, sono monoposto motore motociclistico di nostra costruzione, che disputano normalmente un campionato sui maggiori circuiti nazionali, corriamo anche a Monza, Misano e così via, e hanno un motore motociclistico 600 cm cubici, Honda, 6 marce, cambio sequenziale. E la caratteristica principale è che pesano soltanto 350 kg, quindi anche soltanto con 95 cavalli sulle piste medie facciamo i tempi delle Ferrari 430, per dare un'idea. Com'è stata? È una bella esperienza. Abito a Mosca e sono venuto qui proprio per partecipare in questo bellissimo evento. L'emozione è stata bellissima, troppo, è un'esperienza, io a 80 anni avere un'emozione del genere è stata una cosa... Non vi è mai capitato? Mai. Il Gran Premio voluto dal nostro signor Fimiani, responsabile della filiale di Nocera. Questa rappresenta un momento ludico che però ben si sposa con una riflessione tecnico-formativa. Lo scopo di questa manifestazione è quello di far incontrare i costruttori di macchine industriali, sistemi integrator, operanti nel settore del food and beverage e del packaging.